Ciao ragazzi, benvenuti e bentornati agli iscritti di questo canale. Oggi vi voglio parlare di un sigaro, ma di un ottimo sigaro. De un sigarro, eccellente. Tema musicale. Torno a parlare oggi, ragazzi, di Blandfield e di un gusto che all'inizio io ritenevo scontato, ma che dopo si è rivelato essere davvero particolare. Un gusto che mi ha portato a fare un viaggio direttamente fino in America Centrale e più precisamente a Cuba. E che gusto! Un aroma appartenente all'ormai nota e innovativa linea solo di Blandfield, Simply Organic Lasting Over. Quindi stiamo parlando di quegli aromi che ti permettono di avere un bassissimo impatto sulle coil, quindi che possono essere utilizzati sia su sistemi pod mod che su sistemi a testine prefatte intercambiabili e ovviamente anche su rigenerabili, con il vantaggio di non dover andare a rigenerare spesso. Aromi che, pur essendo trasparenti, riescono a mantenere una carica aromatica così importante da essere paragonati agli aromi da 10 ml, quelli che sporcano. Non è la prima volta che vi vengo a parlare degli aromi appartenenti alla linea solo, ne abbiamo visti diversi assieme, ma oggi vi voglio parlare di un aroma in particolare, un aroma che mi ha piacevolmente stupito. Ma di che cosa vi sto parlando? Vi sto parlando, ragazzi, del che gusto della linea solo di Blandfield, quindi un aroma davvero sigaroso, composto da un sigaro a mano strattato con procedimento Dark Fire Cured e Virginia. Come al solito vi ricordo, ragazzi, che il che gusto di Blandfield, come tutti gli altri aromi appartenenti alla linea solo, vi arriva in un formato scomposto da 20 ml al quale aggiungere 40 ml di base neutra per arrivare ad un totale di 60 ml. Da oggi però potete trovare il che gusto e tutti gli altri aromi della linea solo anche nel formato mini shot 10+10. Così facendo avrete la possibilità di assaggiare quindi il che gusto, e se rientrerà tra le vostre corde avrete la possibilità di accaparrarvelo in questo formato qua. Ma bando alle ciance, ragazzi, andiamolo a provare. Io lo proverò inizialmente su un sistema pod mod che non ho scelto a caso. E quindi, che gusto, linea solo di Blandfield. Ma andiamolo a provare anche su un sistema rigenerabile, in questo caso qua lo proverò sul Bike V8, anche perché ritengo che sono aromi che principalmente sì sono stati fatti per sistemi pod mod, ma meritano per la loro carica aromatica di essere utilizzati anche su sistemi rigenerabili. E quindi, che gusto, linea solo di Blandfield. Che cosa dire, ragazzi, di questo che gusto appartenente alla linea solo di Blandfield? Beh, ragazzi, devo dirvi, un sigaro davvero davvero buono, dalla consistente forza e dalla complessità aromatica che oserei definire esclusiva. Un sigaro dalla carica aromatica davvero importante. È un sigaro che ritengo diverso da tutti gli altri sigarosi che ho provato fino adesso, perché in svapata quello che mi arriva principalmente è la parte centrale del sigaro, quindi quella parte tabaccosa, fumosa, ruvida. Lo ritengo un sigaro caratterizzato sia da punte forti che anche da note speziate e particolari, dove il Virginia ne va ad esaltare fino a fine svapata la parte dolce. Il risultato di tutto ciò è un aroma davvero davvero appagante, sia dal punto di vista di analogicità che dal punto di vista anche di corpo, di aroma, di gusto. L'aroma, ragazzi, sebbene possieda una carica aromatica importante, è totalmente trasparente e quindi l'impatto sulle coil risulta essere davvero nullo. Come avete visto, l'ho provato sia su sistema rigenerabile che su sistema pod mod, e devo dire che su sistema pod mod, grazie alla carica aromatica di questo aroma, la restituzione aromatica risulta essere davvero simile a quella del rigenerabile. Ovviamente, come è noto, su sistema rigenerabile dipende dall'atomizzatore che va ad esaltarne magari una nota rispetto ad un'altra. E quindi, ragazzi, come ho già fatto più volte, ribadisco i miei complimenti a Blandfield per la realizzazione di questa linea e soprattutto anche di questo aroma, che mi ha piacevolmente stupito. Il nome, ragazzi, sebbene sia anche un gioco di parole, è davvero azzeccato, perché una volta provato potrai solo dire che gusto.
Bene ragazzi, allora arrivati a questo punto, io come al solito non ho più nulla da dirvi, il prodotto ve l'ho descritto, fatevi le vostre valutazioni, scrivetemi voi qui sotto che cosa ne pensate, mettetemi un mi piace se vi è piaciuto questo video, iscrivetevi al mio canale se vi piacciono i miei contenuti e ricordatevi anche di spuntare la campanellina per essere avvisati sui nuovi prodotti in uscita e le mie nuove recensioni. E con questo ragazzi, noi ci vediamo al prossimo video, ciao ciao!